Le fake news su Israele, così il terrorismo di Hamas trova proseliti, è stato il titolo del convegno organizzato dall'Associazione Italia-Israele di Pescara, aderente alla Federazione Nazionale Italia-Israele in collaborazione con l'Associazione Consumatori Contribuenti Abruzzo. L'incontro, moderato da Donato Fioriti, presidente dell'Associazione Italia-Israele di Pescara, ha visto la partecipazione del giornalista Giuseppe Crimaldi, caposervizio del Mattino di Napoli, responsabile comunicazione della Federazione Nazionale Italia-Israele. C'è uno Stato aggredito, c'è una popolazione massacrata, che è quella israeliana. Ci sono 200 ostaggi nelle mani ancora dei terroristi e ancora oggi siamo inondati di notizie pilotate, gonfiate e da notizie che non possono che lasciare esterrefatti, come quella di oggi della dichiarazione di Erdogan che ha dichiarato che i miliziani di Hamas, cioè i terroristi, sono dei liberatori. Quindi c'è molto da lavorare con l'informazione. Per quanti seguono il conflitto medio orientale, ha affermato Donato Fioriti, giova ricordare l'esistenza di Pellywood, ovvero l'industria della falsificazione che pervade l'informazione palestinese. Il regime totalitario di Hamas, infatti, come tutti i regimi, controlla l'informazione, dunque tutto quanto esce da lì passa alla censura del governo. I social, internet sono delle grandi opportunità, vanno sfruttate bene, in buona fede, e chi come noi fa questo mestiere di giornalista, quindi ha il dovere di raccontare la verità, dovrebbe in qualche modo ricordarsi sempre di quel giuramento che facciamo ai nostri lettori, ai nostri telespettatori quando facciamo informazioni.